Ciao, buon anno! È il primo vlog che giro dopo tanto. Vi chiedo scusa se sono stata assente nell'ultimo periodo, ma ho avuto l'influenza. Ho fatto tra Natale e l'ultima settimana, cioè proprio l'ultima settimana dell'anno, che vabbè, però insomma ci sta, siamo umani, ci ammaliamo, mi ammalo anch'io e niente, quindi insomma non ho più girato video, avevo qualcosa di pronto però. Insomma, volevo girare prima i video, diciamo, quelli che mi premevano un pochettino di più, quindi mi sono presa anche una piccola pausa sul canale. Oggi è appunto il primo di gennaio 2018, quindi sarà il primo vlog dell'anno. E niente, ne approfitterò di questo vlog per mostrarvi alcune cosine che ho comprato l'altra volta da IKEA, che vi ho fatto vedere nel video haul, però ve le faccio vedere come le ho sistemate all'interno dei, insomma, dei vari spazi di casa. Quindi in particolar modo vi farò vedere adesso come si chiama? Il gingillo che va nella doccia per metterci tutti i bagnoschiuma, shampoo, eccetera. E vi farò poi dopo vedere lo stendino, quello Antonius, lo stendino Antonius messo al termosifone della camera. Quindi durante questo vlog, insomma, ne approfitterò anche per farvi vedere un po' come ho sistemato le varie cose. L'affarino è qua. Io ho usato uno di quei gancetti che vi ho mostrato all'interno del video, sempre presi di IKEA, quello adesivo. L'ho lasciato almeno 24 ore senza appenderci niente, poi l'ho appeso direttamente, ho tolto la gruccetta in modo tale che almeno stia così. E questi sono, scusate, questo è appunto l'aggeggino. Allora, la cosa che ha è che chiaramente tolto un prodotto tende a sbilanciarsi. Io appunto l'ho messo vicino alla parete in modo tale che almeno da una parte ha, diciamo, una sorta di contrappeso, e poi qua volete potendo venderci, so, tipo magari le spugne o quelle cose che utilizzate. Quindi molto carino, non l'ho voluto appesantire troppo. Ora vabbè, questi sono gli shampoo e il bagnoschiuma che ho al momento, e quello è lo scrub. Allora, intanto mi vado a preparare il caffè. Sto provando nuove cialdine della Nespresso, quindi vi terrò aggiornati sicuramente. Provando anche delle tisane infusi a zenzero, questo qua l'ho già provato, non so perché, sto valutando quelle che mi piacciono di più, che mi ha dato mia mamma. Ma prima di ciò, appunto, ci facciamo il caffè. Il rumore che sentite in sottofondo è la lavastoviglie che sta finendo d'andare. Ne ho approfittato che oggi è festivo per farmela già adesso, perché so che stasera non ne avrò voglia. Allora, caffè fatto, mi sa che la lavastoviglie è finita, perché prima ho sentito un fischio e dovrebbe arrivare il secondo a breve, credo. Non arriva, perché non arrivi? No, no, dovrebbe arrivare. Ci mette un po' di più oggi rispetto al solito. È arrivato e poi alla fine adesso mi bevo caffè, faccio andare un'altra lavatrice perché qua stamattina pioveva. Io mi sono svegliata tardi, confesso, però pioveva e invece adesso è uscito il sole perché ha girato tramontana e quindi insomma c'è anche un po' di vento. Ne ho approfittato per stendere le lenzuola che in teoria avevo già cambiato già 2 giorni fa, però un po' con l'influenza chiaramente non potevo uscire sul balcone, poi non ha fatto più giornate meravigliose. E altra cosa, ok, è finita la lavastoviglie in via ufficiale. Insomma, vi stavo dicendo che è stato 4 giorni di morte. Ho iniziato a star male venerdì, mi sono alzata già al mattino che mi sentivo tutte le ossa rotte, mal di testa, male veramente ovunque. E insomma, incurante di ciò, ho detto, vabbè, vado a lavoro, febbre non ne ho. Come sono arrivata in negozio, tempo un'ora con la febbre a 37 e mezzo. Non ho avuto febbre particolarmente alta durante, insomma, il corso dei. Ho iniziato male venerdì, oggi lunedì sto meglio. Ho avuto praticamente 3 giorni, insomma, di male alle ossa, proprio veramente pazzesco. Ho fatto praticamente 3 giorni sul divano, 3 giorni a vedermi Friends, ho fatto tipo una maratona infinita. Mi sono scaricata, cioè ho fatto l'abbonamento a Netflix. E perché basta, mi è comodo, tante volte in TV la sera non c'è niente, mi piazzo sul divano con il mio bel plaid e via. Tra l'altro poi
dallo schermo dell'iMac, come avere una televisione, quindi ci vedo benissimo. E quindi appunto sono arrivata all'inizio della quarta stagione. Ora vabbè, prendo caffè, volevo approfittare per girarvi un video, perché in teoria volevo girarne due, ma ne girerò soltanto uno perché l'altro in onestà lo voglio girare magari domani o comunque nei prossimi giorni, tanto non ho particolarmente fretta e qualcosa di pronto già ce l'ho. Però insomma, il video sui regali di Natale, siamo al 1° gennaio, vorrei caricarvelo. Siamo entrati ufficialmente nel primo dell'anno. Vabbè, prendo caffè e poi parliamo. Sto aspettando che finisca di caricare il video che andrà online oggi, perché appunto vi ho girato il video sui regali di Natale, perché non potevo pensare in onestà di metterlo a Pasqua. E niente, diciamo, è arrivato il nuovo anno, 2018. Ho tante cose in cui spero, tante cose in cui vorrei migliorare io. E... però non vi sto a dire niente, perché non voglio portarmi sfiga da sola. E... boh, non lo so, sono molto fiduciosa da questo anno. Quest'anno sarà l'anno del compleanno a cifra tonda, il passaggio fra i 20 e i 30, perché il 17 gennaio è il mio compleanno, faccio 30 anni. E non lo so, la vivo un po' con ansia. Non saprei dirlo, con angoscia no, però mi mette un po' d'ansia, no? Perché ti mette davanti, non lo so, come se facessi dei bilanci, no? Penso che la fascia d'età tra i 20 e i 30 sia quella, secondo me, dei più grandi cambiamenti, perché è quella che indubbiamente ti spinge a crescere. Ti spinge a crescere e in cui... diciamo passi da ragazzo ad adulto, secondo me. E non lo so, è stato veramente un anno di grossissimi cambiamenti, cioè un anno, un decennio di grossissimi cambiamenti. Se a 20 anni mi avessero chiesto veramente come ti immagini a 30, probabilmente mi sarei vista come sono adesso, ma con dei valori aggiunti, diciamo. Invece non lo so, cioè magari vedo a volte le mie coetanee, magari appunto chi con una famiglia, con dei bimbi, chi fidanzata, comunque sia chi con delle convivenze, e diciamo che dici: caspita, sono arrivata ai 30 e mi sento tra virgolette un po' indietro, e nelle giornate insomma di magari cambio mano, scusatemi. Dicevo, nelle giornate in cui magari l'umore è un po' così, questo viene vissuto un po' come un peso, tra virgolette, ma non come un peso, ma perché dici, perché io in tutti questi anni non sono riuscita a costruire qualcosa. E, però poi mi guardo intorno e a modo mio anch'io ho costruito qualcosa, seppur da sola, però... comunque sia, penso di aver fatto i miei passi importanti finora, e credo che forse è un po' un pensiero un po' egoistico, però l'aver raggiunto un'indipendenza che sia economica, che sia emotiva, cioè anche semplicemente non dover dipendere dagli altri per ogni minima cosa, è comunque sia un qualcosa che ti fa crescere tanto. E quindi diciamo che ho anch'io il mio valore aggiunto, seppur magari non è appunto una famiglia, un compagno accanto, non mi sento meno donna rispetto ad altre persone. Quindi boh, non lo so, questa cosa qua dei 30 anni la vedo un po' come un po' cruciale, no? Perché poi iniziano a dirti cosa aspetti. Comunque non hai più 20 anni, devi trovare qualcuno, cioè come se arrivata a una certa età, tra virgolette, perché comunque cioè, sono ancora giovane, non ho veramente un piede nel fosso, però quasi come se la società ti imponesse, arrivata a una certa età, a dover necessariamente costruirti qualcosa, cioè perché se sei solo tu, o perché se decidi di fare uno stile di vita non va bene. Non lo so se mi sono spiegata, forse se mi avete imparato un po' a conoscere avete capito cosa intendo.
E quindi va bene, nel senso che non mi sento da meno, nonostante magari la mia vita non si possa essere messa a pari di altre persone. E basta, a parte questa piccola parentesi di sfogo e riflessioni, fatemi anche sapere voi come avete affrontato questa crisi del passaggio fra i 29 e i 30. Perché vi saprò dire fra 2 settimane più o meno come la vivrò. E va bene, ora stringo perché non vorrei fare anche un vlog lunghissimo. Finisco di fare due o tre cose appunto a livello di canale, eccetera, perché mi sono veramente lasciata poltrire sul divano in questi giorni, quindi non ho fatto niente. Forse ho risposto giusto ai commenti, ma col cellulare dal divano perché non ce la potevo fare a mettermi al computer, se non appunto per farmi maratona televisiva di Friends. E basta. Ci aggiorniamo. Faccio vedere, come vi stavo dicendo prima, le cose di IKEA che ho sistemato qua e là. Vi ho già fatto vedere il bagno. Ora vi farò vedere lo stendino, la parte dello stendino però l'ho girata ieri che pioveva, quindi vi ho detto perché fuori piove, ma ieri pioveva. Sto lo stendinetto Antonio, scuro da termosifone. Allora, c'è da dire che va benissimo per il mio termosifone per quanto riguarda la lunghezza. L'unica cosa, appunto, il mio termosifone è molto basso. Quindi, ecco, diciamo che ad esempio qua ci ho messo giusto gli asciugamanetti, le magliette, qualche strofinaccio, le federe le ho dovute mettere, diciamo, a metà. Perché lunghe mi toccavano per terra, perché a parte che speravo rimanesse un pochettino più dritto, però è proprio impensabile che rimanga dritto, quindi scende leggermente. È comodo nel senso che ora dovrò attaccare il plaid, qua come vi dicevo, non so se volete, stamattina piove, è brutto, quindi non posso stendere fuori, ma poi vorrei evitare di uscire sul balcone, insomma, prendere aria. E niente, quindi ho adottato questa soluzione qua perché nello stendino all'ingresso non mi ci stava tutto e devo dire la verità, non è male. Più che altro, ecco, è una soluzione economica perché l'ho pagato lo stendino sui 6-7 euro, ce ne sono molti di più e se avete posto sul balcone potete anche tranquillamente poi utilizzarlo lì. Quindi approvato e anche questo. quindi la vedrete adesso, però l'ho girata ieri e adesso vi faccio vedere le cornici prima. Perché ho fatto due o tre modifiche appunto in camera, devo ancora finire di farne due. Appena ho fatto anche quelle, vi girerò, cioè, finalmente il room tour della camera, anche se poi alla fine, bene o male, l'avete vista tutta. Ah, sono le stampe, quelle che vi ho fatto vedere negli scorsi vlog che ho acquistato su Desenio. Comunque vi rimetto il link nell'info box. Sono carinissime, mi piacevano un sacco e appunto ho preso queste cornici bianche qua di IKEA, che sono quelle da 99 centesimi l'una, sono un 13x18. Questa è leggermente più in alto rispetto alle altre due, dovrò poi abbassarla. E mi piace, l'ho messa qua appunto dalla postazione make-up, insomma devo finire un po' di sistemare due o tre cose a livello qui. E vicino ai comodini, appena avrò sistemato, comunque vi farò vedere bene. E ora vi porto a far vedere anche come ho sistemato i vasi. Sono salita sul divano perché sennò era impensabile farvi vedere. Vi ricordavate le mensole? Devo ancora sistemare un purpurri di roba messa lì, poi la sistemerò. E qua nella mensola superiore, dove appunto c'era scritta quella Dream di Maison du Monde, ho messo i tre vasi di cui vi avevo fatto vedere nel video scorso di IKEA, che sono i cilinder. Ho messo quello dietro, ci ho messo questa polvere fatta a granelli che ho acquistato da Lidl fatta dorata. In quello, diciamo, via di mezzo ci ho messo sempre queste palline dorate che avevo preso da Casa Shop che mi piacciono tantissimo. Mentre in quella più bassa e più larga ci ho messo questa candela qua di Tiger. Avevo visto anche quella più alta. Ora se riesco a fare un passo Tiger nei prossimi giorni guardo se la trovo perché nel caso ci metterei quella. Mi piace tantissimo. Credo che veramente con questi vasi qua si ci possano fare tantissime cose e in particolar modo nello studio qua mi ci piace tantissimo. Allora, 4 e mezza, mi sono fatta il tè, qua c'è qualche biscottino. Sono di nuovo alle prese con Friends, sono all'inizio della prima puntata della quarta stagione, plaid rigoroso, qui ci sono tutti i cuscini spogliati perché ho lavato le federe, appunto perché avevo l'influenza e basta. Ora mi bevo il mio tè, mi guardo
qualche episodio. Vorrei in teoria finire la quarta stagione, stasera, entro stasera, se dovessi riuscirci, però domani mattina ho il controllo della calderina, quindi mi devo alzare presto, non posso far tardissimo, però almeno a metà della stagione vorrei arrivarci, e anche perché appunto domani rientra lavoro, quindi non passerò il pomeriggio sul divano. Alle mie ferie mancano ufficialmente, oggi è 1-2 settimane, perché vado in ferie dal 15 di gennaio, che poi sono qua, però mi rilasso e basta, ora mi dedico un po' al relax. Ora di cena, qui c'è il brodo col dado che è già fatto. Facciamo i tortellini in brodo. Ho provato, sotto il consiglio di una ragazza che me ne aveva consigliati su Instagram in direct, ora non ricordo il tuo nome, però grazie, questi cappelletti al prosciutto crudo della Taverna Giuseppe, l'ho acquistati da Lidl. Molto buoni, l'ho già mangiato già una volta. Buoni, 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 super promossi. L'unica cosa, non andate oltre il minutaggio di cottura, se no rischiate che si aprono. Buon appetito! Yummy. Mi stavo struccando e mi sono resa conto che poco prima di ammalarmi, quindi vi parlo sicuramente prima di Natale, vi avevo girato un video che voi dovrete ancora vedere, che è diciamo su le regole, insomma le mie buone abitudini per quanto riguarda la routine serale, e mi è arrivato solo qualche giorno dopo un prodotto che è questo qui, che praticamente è l'Estée Lauder Advanced Night Repair, praticamente è un siero che mi è stato omaggiato dall'azienda, che praticamente va dato insomma dopo il vario struccaggio prima dell'idratazione serale. Quindi io in questo caso mi sono struccata, passata al tonico, madonna che occhiaie che ho, va bene, e praticamente questo qui ora vi faccio vedere come lo applico. Lo sto utilizzando da quando mi è arrivato, quindi ormai è veramente, sono quasi 3 settimane, e effettivamente, cioè prima di farvi una recensione completa sul come mi ci sono trovata, perché comunque è un prodotto che costa un pochettino, voglio utilizzarlo ancora un po', vi dico indicativamente come mi ci sto trovando finora. Effettivamente diciamo che questo qua nasce per andare a contrastare i segni del tempo, quindi le rughe eccetera. Voi mi direte, non hai rughe, qualche rughetta di espressione, a quasi 30 anni ce l'ho anch'io, però quindi diciamo che ecco, effettivamente se proprio dovessi darvi due, tre prime impressioni, effettivamente ho notato un leggero miglioramento per quanto riguardava le rughette di espressione che avevo qua, diciamo le zampette di gallina, qua quando rido, però e la pelle è un pochettino più compatta. Allora io non so quanto mi vedrete perché ho dovuto mettere la fotocamera così. Praticamente una volta aperto a questa erogatore fatta a pompetta, andate a applicare, io faccio una goccia e una goccia, ne basta veramente poco. La cosa bella è che non vi lascia la pelle unta, quindi, e lo vado a spalmare su tutto il viso. Ne sto appunto utilizzando poco perché non avendo grossi problemi in questo momento di rughe, però insomma per la prevenzione delle mie prime rughe va bene, e lo lascio asciugare, insomma, cioè è praticamente già asciutto. Di questo poi successivamente, una volta che si è fatto asciugare, procedete con la vostra regolare idratazione. Io adesso sto utilizzando questa qua che è la crema viso idratante pelli normali o miste dell'acqua di rose, perché me l'aveva data mia mamma che l'aveva utilizzata, ma lei non le piaceva e vedete l'ho praticamente quasi finita. Se no esiste anche la sua crema notte, ce n'era un piccolo campioncino ma l'ho già appunto finita. Quindi fatto ciò, ci vuole veramente pochissimo per farla asciugare, vado ad applicare la mia crema. Credo che il video questo sulle buone abitudini della buonanotte, insomma, magari lo manderò online o il giorno dopo questo video, non so se lo vedrete prima perché non so ancora come mi organizzerò con la programmazione dei video questa settimana. Ok, ho fatto il mio per il mio viso,
E dato che sono qua, perché prima mi sono dimenticata, vi faccio vedere anche un'altra cosa che ho preso da IKEA, come l'ho sistemata. Vi avevo detto che avevo preso degli asciugamanetti, diciamo, per gli ospiti, che ho messo appunto dentro l'interno di questo cestinetto qua e ho poggiato qua sopra. Mi piace, trovo che ci stia bene. Devo trovare una soluzione alternativa per durante la crema corpo, perché non lo so, sono un po' in un momento di cambiamenti in generale, però vabbè, al momento stanno bene. E niente ragazzi, questo è quanto per quanto riguarda questo vlog. Insomma, lo concluderò con la giornata di oggi, poi magari se riesco nei prossimi giorni vlog ancora, così mi tengo due o tre vlog, insomma, pronti per le settimane a venire nel caso non dovessi riuscire a registrare niente. Io spero di esservi stata un po' di compagnia, vi mando un bacio grosso.